fiere Mika e Mital per proporre le nuove collezioni primavera-estate 2016. 4 giorni per chiudere più affari possibili, per confermare i clienti già noti e mettere le mani, o meglio i piedi, sui nuovi mercati. Insomma, il MICAM di settembre, che si è appena chiuso a Fiera Milano Ro, ha rappresentato nella sua edizione numero 80 uno degli appuntamenti più complessi e ricchi di aspettative per il comparto delle calzature. Per il distretto fermano-maceratese, tra i più importanti in Italia, si è trattato dell'ennesimo banco di prova di un'altra grande sfida che imprenditori, artigiani ed istituzioni vogliono affrontare e vincere insieme. Su 1.443 aziende presenti, numero in leggero calo, 841 erano italiane e ben 602 estere, con una forbice che si va sempre più assottigliando. Quasi 300 gli espositori del distretto, di cui un centinaio dal maceratese e quasi il doppio da quello della provincia di Fermo, con Monte Granaro e Porto Sant'Elpidio a tirare la volata. 64.175 i metri quadrati di esposizione. Belle, innovative e di qualità le collezioni presentate dai nostri artisti artigiani, dai più grandi e conosciuti a quelli più piccoli, magari a conduzione familiare, ma sempre maestri del saper fare. La Camera di Commercio di Fermo, con il suo spazio e le piccole aziende della collettiva, non passa inosservata. Anzi, lo spazio allestito in collaborazione con l'azienda speciale Fermo Promuove è un fiore all'occhiello di tutto il MICAM. È il punto di arrivo e di partenza dei rappresentanti istituzionali marchigiani che vogliono rendersi conto di che cosa accade al MICAM in questi giorni, specie per le aziende marchigiane. Nel secondo giorno di MICAM, il confronto con gli imprenditori che incontrano i propri buyers ha come testimone il neo assessore regionale all'industria, all'artigianato e all'innovazione, Manuela Bora. Per la più giovane rappresentante della giunta presieduta da Ceriscioli, che arriverà puntualissimo 24 ore dopo per un altro giro confronto, è l'occasione migliore per prendere appunti, parlare direttamente con gli imprenditori, raccogliere preoccupazioni ma anche indicazioni utili per la programmazione regionale. Per me intanto è stato un onore partecipare alla fiera internazionale della calzatura più importante al mondo. Dico questo proprio perché la nostra regione ha tanto da dire anche attraverso le sue eccellenze, eppure si racconta poco. Invece questa manifestazione secondo me è un'occasione importante proprio per accendere i riflettori sulle nostre indiscutibili eccellenze, quindi sui nostri prodotti e anche sul nostro comparto che da sempre dà onore alla nostra regione. Questa è la prima fiera a cui io partecipo da assessora, non è un caso che sono voluta partire proprio da qui perché le Marche sono la regione più manifatturiera d'Italia, quindi l'artigianato a mio avviso è proprio la spina produttiva del nostro tessuto economico e per l'artigianato il distretto del calzaturiero è uno dei più importanti. Io questa mattina ho visitato tantissime piccole e medie imprese, devo dire che ancora ho notato una certa resistenza ad evolversi verso l'artigianato digitale, mi rendo conto che è difficile però è molto importante. Le nostre piccole e medie imprese hanno ancora notato delle difficoltà ad approcciare all'internazionalizzazione e anche all'innovazione. Ecco, io credo che l'innovazione e l'internazionalizzazione siano proprio i pilastri del nuovo modello di sviluppo economico della nostra regione. Devo dire che oltre alle nostre eccellenti piccole e medie imprese ho avuto anche il piacere di visitare quelle grandi aziende, quelle che sono chiamate appunto i grandi campioni regionali, che attraverso le esportazioni di carattere, di dimensioni quasi planetarie, a mio avviso insomma sono dei veri e propri ambasciatori del Made in Marche nel mondo, quindi a loro va davvero il mio più grande ringraziamento e di loro insomma apprezzo il coraggio, l'impegno e la voglia di saper fare che contraddistingue tutti quanti noi marchigiani. C'è chi è riuscito già a raccogliere un segnale positivo, chi è soddisfatto perché mantiene le attese e chi ha una certa consapevolezza del fatto che bisogna continuare a lavorare. Luca Soricetti, le impressioni a pochi giorni dall'inizio di questo MICAM, che è particolarmente strategico per il distretto calzaturiero marchigiano? Sì, il MICAM sta vivendo le cause delle varie crisi, quindi Russia, Cina, e quindi non sta brillando eccessivamente, però
molte aziende ci hanno detto che pensavano che i risultati fossero peggiori delle aspettative, quindi diciamo un ottimismo limitato, perché la situazione non è peggiorata maggiormente, però le impressioni variano da azienda a azienda, da stand a stand, a secondo il prodotto, a secondo la categoria, la qualità. Speriamo che oggi, domani e poi domani vengano risultati migliori e si incrementino quello che erano state le altre stagioni. L'importante sarà portare a casa ordinativi. Fondamentale portare a casa ordinativi, questa è la fiera di settore fondamentale per il settore calzaturiero, per l'indotto fermano maceratese, è la fiera di riferimento perché le piccole e micro imprese su questa fiera puntano tutto, tutta la stagione, quindi se in questa fiera non riescono a raggiungere degli obiettivi difficilmente riusciranno fuori, quindi le aspettative ci sono, speriamo che arrivino. Gino Sabatini, presidente Camera di Commercio di Ascoli Piceno, ospite, diciamo così, della Camera di Commercio di Fermo, di questo stand, ma soprattutto al MICAM per cercare di capire quali sono un po' gli humor e anche che cosa sta succedendo a questo comparto così importante per le Marche. Beh sì, un ringraziamento va fatto al sistema camerale, al presidente Graziano Di Battista, a Nazareno Di Chiara per quello che hanno fatto per le nostre imprese su questo terreno della calzatura. La Camera di Commercio di Ascoli non poteva mancare per un semplice motivo, che noi abbiamo una delle più grandi aziende del territorio regionale con un fatturato molto elevato, tra i più alti, che è la Imaco, Primigi, G&Co, questi sono i tre marchi che loro, la famiglia Mazzocconi, ha. E allora non venirli a visitare, non potevamo proprio mancare, se non per loro e per quelle aziende dell'Ascolano che sono presenti qui, che fanno parte di un tessuto importante anche economico della nostra provincia. Noi dovremmo essere più attivi nel far sì che la Regione Marche, ma come anche l'Union Camere Nazionale, valorizzi il più possibile un comparto importante come la calzatura. Questo lo possiamo fare grazie alla presenza di tutte e due, mia e di Graziano Di Battista, alla consulta dei presidenti all'Union Camere Nazionale. Il mondo bancario deve sostenere questo comparto, le Camere di Commercio debbono sostenere questo comparto, la Regione Marche e la politica, anche nazionale, deve sostenere questo comparto. Questo si può fare con un'azione in rete di tutti quanti noi, che vanno dalla defiscalizzazione, finanziamenti, trovare nuovi mercati come quello americano, analizzare bene come poter rimediare i danni da questa chiusura con la Russia e trovare magari quelle sinergie anche in Europa, perché ci sono mercati in Europa che hanno dei costi nettamente inferiori che le nostre aziende possono aggredire. E allora dobbiamo essere a fianco a questi imprenditori. Ecco la presenza di Ascoli, è perché è un comparto che noi teniamo in considerazione enormemente e fa la base di un'attività importante per tutta l'economia della provincia di Ascoli Piceno. Gian Pietro Melchiorri, presidente sezione calzature per la Confindustria Fermo, momento importante, strategico, imprenditori sono arrivati con collezioni nuove, interessanti, però c'è una grande concorrenza, l'abbiamo visto, e c'è tutta una congiuntura internazionale che pesa. Le impressioni quali sono? Ma le impressioni sono positive, perché per quanto la concorrenza avanza, noi con il nostro saper fare, le nostre manualità, produzioni tutte made in Italy, le nostre caratteristiche anche nei materiali e nel fare delle particolarità delle calzature, ci permette di andare non nei primi posti, ma di non farci scalfire le nostre posizioni. Ci sono altri mercati oltre a quello russo che soffre particolarmente, a cui gli imprenditori si stanno rivolgendo? Sì, certamente, perché il mercato russo sta soffrendo, ma non dimentichiamo il mercato europeo, che da sempre è stato uno dei mercati principali, specialmente nel territorio del Fermano. E non da pochi anni, da 30 anni è stato un mercato, è e sarà secondo me un mercato molto importante.
Paolo Silenzi, presidente della CNA di Fermo. Lo stand istituzionale della Camera di Commercio di Fermo offre uno spaccato di questo territorio. Voi avete le vostre aziende con una collettiva e comunque è un territorio che cerca di promuoversi a De Micam in un momento particolarmente importante. Sì, è ovvio che anche quest'anno la Camera di Commercio ha sostenuto, ha appoggiato appunto portandole alla fiera al Micam, diciamo, dando un contributo come sempre fatto. La CNA li promuove e li rappresenta come al solito e quindi diciamo che questo contesto ha avuto, è positivo, diciamo, perché? Perché rappresenta il territorio a 360 gradi. Questo fa onore al territorio, fa onore a tutte quelle persone che ogni giorno lavorano e quindi creano queste eccellenze, questi prodotti straordinari, sia da un punto di vista dell'artigianato sia da un punto di vista enogastronomico. Quindi questo matching ha funzionato molto bene, c'è stata molta affluenza e quindi abbiamo fatto conoscere un po' quella che sono la nostra anche arte culinaria. Quello che però bene o male ancora stride, è sottotono e quindi registriamo una situazione di stallo, appunto, è proprio questa esibizione del Micam, perché questo Micam fondamentalmente ci sono delle forti criticità che devono essere assolutamente affrontate. Le criticità per quanto riguardano l'organizzazione degli stand e le criticità che riguardano appunto l'affluenza della fiera, perché anche quest'anno, secondo, ecco, magari da come abbiamo raffrontato, abbiamo visto un calo secondo noi di presenze. Aspettiamo i dati, siamo fiduciosi, siamo ottimisti come al solito, però pensiamo che i visitatori sono diminuiti. Sono diminuiti per tantissimi motivi, sono diminuiti perché anche il contesto fiera come approccio a dei prodotti non è più, è un format che comincia un po' a essere obsoleto, quindi è giusto, come dicono magari i nuovi dirigenti del Micam, creare un maquillage a tutto questo, no? Quindi rivedere un po' la fiera, rivedere un po' le posizioni degli stand, rivedere un po' tutto il format che ha reso grande questa fiera e ancora la rende grande e la più importante al mondo. Però diciamo che in questo contesto noi passiamo stagione dopo stagione con questa situazione di stallo che purtroppo ci attanaglia per un motivo o per l'altro, e nonostante questo noi come associazione di categoria facciamo tantissimo, come lo fa la Camera di Commercio, come lo fanno anche le altre associazioni, però diciamo che questi interventi che sono autorevoli e sono rappresentativi per quanto riguarda gli artigianali e gli imprenditori devono avere secondo me, secondo noi e secondo la CNA una regia comune, diciamo, un network comune che ci metta un po' tutti insieme e in questo contesto si creano e si cerca di essere risolutivi una volta per tutte. Non bastano più soltanto le fiere, ma occorre un'azione continuativa e costante per mantenere fette di mercato e guadagnare nuovi spazi dove è possibile anche grazie alla rete e ai social. È questo un primo bilancio del presidente di Fermo Promuove, azienda speciale dell'ente camerale, Nazareno di Chiara, dopo il social tour tra le aziende del distretto fermano maceratese, protagoniste di questa edizione di The Micam 2015, che riporta ospiti visitatori all'area hospitality pensata ed allestita per offrire la migliore fotografia di un territorio che sa fare e finalmente sa anche farsi conoscere. Beh, io credo che sia importante, soprattutto quando ancora la crisi morde in maniera presente, incessante, far sentire questa presenza istituzionale, e quindi questo è uno spazio di accoglienza che testimonia una vicinanza in un momento così difficile da parte delle istituzioni, delle associazioni di categoria, perché non possiamo nasconderci che insieme a un cauto ottimismo credo che ancora il momento sia un momento delicato. 7 anni fa abbiamo pensato a questa iniziativa, è un'iniziativa importante, lo riaffermiamo, che dà valore globale al territorio, una presenza che coniuga insieme al calzaturiero il distretto del cappello, il distretto della pasta, l'artigianato artistico e tradizionale, l'enogastronomia, la promozione turistica, quindi una finestra aperta sul territorio fermano maceratese in quanto distretto calzaturiero, ma direi una finestra aperta sulla regione Marche. Consideriamo, noi pensiamo che sia importante riaffermare il concetto del Made in Italy e del Made in Fermano, che secondo noi sarà comunque la strada per superare questo momento così difficile, per riaffermarsi sui mercati internazionali. Le eccellenze che avete portato in questo luogo di accoglienza? Sono le più variegate, abbiamo portato prodotti dell'enogastronomia, dicevamo,
faccio alcuni esempi, abbiamo portato i gioielli della Broadway, abbiamo portato altre iniziative, altri prodotti del nostro artigianato, quale borse, cappelli, eccetera, come abbiamo fatto in passato, anche artigiani dei salumi, la Mezzaluna, la Forneria Totò. Ecco, cerchiamo di alternare di volta in volta queste presenze, ma crediamo che sia importante, il segreto era proprio quello di aprire questa finestra sul territorio e presentare un territorio ricco e che abbia un valore assoluto, ecco, insieme al calzaturiero. È stato subito non compreso, ma poi siamo stati con un pizzico di presunzione quelli più copiati, subito dopo di noi altre camere di commercio e altre realtà anche internazionali hanno pensato ad iniziative come la nostra. Ecco, noi la vogliamo riaffermare oggi in maniera molto contenuta anche per quanto riguarda i costi, perché in un momento come questo bisogna razionalizzare bene le poche risorse che abbiamo a disposizione e essere vicini soprattutto alle piccole e medie imprese del calzaturiero che soffrono particolarmente. Una vicinanza agli imprenditori, quella delle istituzioni, rimarcata dal presidente dell'ente camerale di Fermo di Unioncamere, che si concretizza con l'arrivo di buon mattino del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. Prima della conferenza stampa internazionale a The Mickham Square, destinato a diventare il punto di riferimento dei grandi eventi per le prossime edizioni, il presidente Ceriscioli ha tempo e modo di fare un breve giro tra i padiglioni ed incontrare gli imprenditori. Si stringono mani, si ammirano le collezioni, ma soprattutto si ascoltano le richieste precise e senza troppi giri di parole che avanzano gli operatori del settore. La conferenza internazionale è la prima uscita per la neopresidente di Asso Calzaturifici e di The Mickham, Anna Rita Pilotti, che non senza emozione ringrazia per primi gli imprenditori e poi le sue marche. Per la signora Lori Blu un incarico, quello della presidenza di The Mickham, pieno di aspettative, ma che troverà, lo abbiamo già capito, nella sua tenacia e nella sua visione tante occasioni di rilancio. Tanto abbiamo fatto tanto sul fronte delle date, come ho detto anche all'opening di questa 80ª edizione, le date erano state opzionate, ripeto opzionate, però quelle erano nel 2016 il 28, 29, 30 e 31 agosto. Io sono riuscita a riportarle al 3, 4, 5 e 6 settembre nel 2017, 2, 3, 4 e 5 e nel 2018 7, 8, 9 e 10. Oggi da qui possiamo solo migliorarle, pertanto abbiamo lavorato, penso, no bene, è stato un osso duro, ci abbiamo lavorato e ringrazio Fiera Milano, perché devo dire che è il primo presidente che va a Fiera Milano a trattare le date, scusate, stiamo facendo dei grossi progetti per internazionalizzarci nel migliore dei modi, facendo analisi di mercato. Ci sono tanti mercati da studiare, l'America, la Cina, anche in sofferenza, ma ci saremo, la Corea, l'Africa, insomma, la Russia rimane ancora per tante aziende un punto di riferimento. Abbiamo fatto appelli alle istituzioni per le sanzioni, per la defiscalizzazione dei nostri campionari, ma il mio obiettivo e il mio sogno è quello di riportare il Mickham a risplendere, come ho detto all'opening, come una diva di altri tempi, che ha bisogno di un restyling completo. Presidente, questa sua prima visita in questo ruolo al Mickham accanto agli imprenditori di un settore che prova a risollevarsi, che nelle Marche, soprattutto in una zona, ma non soltanto, è strategico, che cosa sta a significare e che cosa ha ascoltato anche dagli imprenditori, quali sono le risposte che la Regione può dare? Ma per noi significa tanto, perché è una fetta importante della nostra economia, continua ad esserlo, continuerà ad esserlo, rappresenta l'impegno e lo sforzo di tanti imprenditori che credono nella qualità, nel bello, in quello che è una dimensione del Made in Italy, del Made in Marche, che ci ha da sempre rappresentato e continuerà a farlo. Beh, dei segnali, diciamo, come dicono loro, discretamente bene. Quando un imprenditore dice discretamente bene, il segnale è positivo.
Sappiamo che questa è la fiera più importante, qui si affaccia l'intero mondo, noi rappresentiamo veramente la scarpa in una misura assolutamente significativa. Avere queste risposte è quello che ci aspettavamo. Dietro questo ci stanno temi importanti per tutti noi: crescita, occupazione, sviluppo, futuro. Essere qua significa essere vicino a tutti quelli che ogni giorno ci credono e si impegnano per portare la vicinanza della regione al loro impegno. Defiscalizzazione e tutela del Made in Italy sono stati due dei temi che gli imprenditori sentono maggiormente, e mi sembra che anche lei su questo si sia già espresso. Noi abbiamo lavorato su diversi temi che sono cari agli imprenditori: il tema del credito, il tema della internazionalizzazione, i fondi per l'innovazione e lo sviluppo. E da un punto di vista della fiscalità, grazie a un provvedimento del governo nazionale, un terzo circa dell'IRAP si è ridotto, anche di quello regionale, e poi il tema delle relazioni internazionali, il desiderio di superare la crisi nei confronti della Russia, che è un mercato importante per tutta la scarpa, per poter appunto riaprire un discorso di grande valore. Su tutti questi fronti noi ci sentiamo vicini alle imprese, e quello che possiamo fare, quello che è il compito della regione, non mancherà, perché condividiamo insieme a loro questi obiettivi che sono di rilancio e di crescita. Accogliere con soddisfazione tutti questi nuovi segnali è proprio il presidente Di Battista, che parla di sinergie tra imprese ed istituzioni, apprezzando la grande attenzione, sensibilità e volontà di raccogliere tutte le indicazioni arrivate per mettere in campo e programmare iniziative. Beh, questa è la conferenza stampa internazionale dove la presidente Pilotti, in nome e per conto di tutte le imprese italiane e le imprese di questa manifestazione, incontra la stampa internazionale, fa il punto sulle varie situazioni e lancia anche quelle che sono le nuove linee, le nuove idee, le nuove iniziative che vorrà mettere in campo per questa manifestazione. Lei ci ha incuriosito, perché ha annunciato già dei cambiamenti che andranno nella direzione che i buyer chiedono, quindi credo che sia un momento particolarmente importante e anche particolarmente emozionante. Non a caso abbiamo qui, come si dice, tutti coloro che hanno delle responsabilità sia istituzionali e anche di livello associativo nel settore assocalzaturieri. Le nostre attese sono quelle intanto di posizionare la fiera in un momento dove è più facile la presenza degli operatori stranieri, probabilmente anche qualche cambiamento a livello di organizzazione a carattere generale, e poi la verità è così: sperare che questo mercato si riapra, che i nostri amici russi tornino a fluire in maniera importante, e per il resto noi siamo bravi a fare tutto, nel senso che le scarpe le sappiamo far bene, la creatività non finisce mai, i nostri imprenditori sanno fare sempre e proporre sempre campionari e collezioni che sono veramente da sbalordire anche per quelli come noi che ci vivono in mezzo. Presidente, un'altra novità è quella della presenza di sindaci, di rappresentanti delle istituzioni. In questi giorni abbiamo visto presidenti delle associazioni di categoria, insomma davvero sembra essere un territorio che si muove insieme. Non sembra, è un territorio che si sta muovendo insieme, che ha preso la piena consapevolezza della necessità di muoversi in concertazione, di abbandonare delle piccole rivalità di piccolo cabotaggio e di capire che oggi il nostro, come si dice, avversario e il nostro è il mercato, e su quello ognuno deve dare il meglio di sé, abbandonando ogni altra riserva. Dopo questo momento istituzionale, la delegazione marchigiana riparte, perché il presidente Ceriscioli vuole ancora vedere da vicino, entrando negli stand e parlando con gli imprenditori, che aria tira, come stanno andando gli affari. Partecipano a questo tour anche l'onorevole Paolo Petrini, il neopresidente della Commissione Bilancio, il consigliere regionale Francesco Giacinti, i sindaci di Monte San Giusto, di Monte Urano, il primo cittadino di Fermo, poi giornalisti, blogger, con la struttura camerale di Fermo a fare da guida, in questo giro molto social ma altrettanto reale, con il confronto diretto tra imprese e istituzioni. A tracciare un bilancio complessivo dell'impegno del sistema camerale e della Camera di Commercio di Fermo al MICAM è il presidente Graziano Di Battista. Beh, intanto è stato un MICAM dove ci sono state, come sempre, le imprese che hanno portato il meglio dei loro prodotti. C'è stata una connessione tra tutti i soggetti, enti, istituzioni, associazioni di categoria che hanno la consapevolezza delle difficoltà del momento, quindi vicine, dal presidente
della Regione Ceriscioli, all'assessore, ai presidenti, al presidente Santori, ai presidenti delle associazioni di categoria e soprattutto abbiamo visto gli imprenditori che, seppure con la consapevolezza delle difficoltà del momento, però tengono duro e si stanno organizzando per le prossime manifestazioni fieristiche che sono in Russia, che sono in Cina, e prestano attenzione a tutta la realtà globale, dal Sudafrica agli Emirati al Sud America, quindi c'è insomma la determinazione e la volontà di tutti i soggetti di voler mantenere quelle che sono le proprie posizioni in modo da garantire occupazione e fette di mercato. Anzi, la volontà è quella di allargare le fette di mercato. Un altro tema che è stato affrontato è il discorso delle sanzioni con la Russia. È chiaro che lì dobbiamo trovare dei percorsi e qui abbiamo avuto la presenza anche dell'onorevole Petrini, ma lo stesso presidente regionale si è impegnato affinché ci sia una distensione in questa direzione, in modo ad armonizzare un rapporto che deve essere necessariamente ottimale. A me piace anche, però ecco, scendere un po' anche nei particolari, piace anche ricordare questa ospitalità, no? Dove noi abbiamo creato un ambiente dove accogliamo i nostri buyer presentando tutte quelle che sono le ricchezze del territorio, no? Abbiamo degli imprenditori del settore dell'enogastronomia, del settore dolciario, settore dei vari settori, insomma pasta, cappello, e in particolare voglio sottolineare l'accessoristica, i gioielli, che sono realtà importanti del nostro territorio che troppe volte non consideriamo e che invece sono leader a livello mondiale. Io penso al settore del gioiello e penso per esempio al settore della biomedica, che è quella che ha fatto innalzare anche il rapporto export a livello regionale. Ecco, quindi complessivamente viviamo in una regione e in un territorio che ha veramente tante virtù e questa connessione tra tutti i soggetti le sta evidenziando. Secondo lei questa presidenza nuova darà un impulso, una visibilità maggiore, diversa, questa operazione rinnovamento? Beh, abbiamo presidenza nuova, nuove presidenze, nel senso che abbiamo questa presidenza regionale nuova e io dico sempre che porta sempre degli elementi di novità, qualcosa di cambiamento insieme a quello che è di positivo che c'è stato in passato. Vediamo un presidente molto attento, abbiamo visto che ha registrato con grande attenzione le problematiche, sono sicuro che qualcosa di importante e di significativo farà, ma io ci voglio aggiungere però quella che è la presidenza della mia amica Annarita Pilotti, che ho visto con grande determinazione e con grande essenzialità di linguaggio, che ha saputo già portare dei tocchi differenziatori anche a questa manifestazione e che ha predisposto anche azioni per quanto riguarda la collocazione anche temporale del MIGAM, ma anche di altre iniziative nella maniera più giusta, più rispondente alle imprese e ai buyer che devono venire. Quindi sicuramente anche in questo senso avremo dei miglioramenti. Il MIPEL è un'altra realtà che va sommata a quanto dicevo prima, al distretto del Cappello, al distretto e che è una realtà del nostro territorio, ma siccome, come si dice, quando uno vive bei tempi guarda le cose che si vedono più facilmente, allora la calzatura andava a gonfie vele e per noi poi invece piano piano abbiamo scoperto che abbiamo la pelletteria, abbiamo il cappello, abbiamo il turismo, abbiamo un territorio che è una meraviglia, abbiamo tutta una serie di valori che non avevamo valorizzato e che si dice che nella crisi c'è sempre qualcosa di miglioramento. Ecco, in questo senso siamo migliorati molto.